Ciao a tutti, in questo video andiamo a vedere come si risolvono le equazioni esponenziali elementari. Prima di tutto vi consiglio, se non l'avete già fatto, di guardare il video precedente, quello dove ripassiamo tutte le proprietà delle potenze, che sono fondamentali per risolvere questi esercizi. Allora, innanzitutto come faccio a riconoscere che sono in un'equazione esponenziale? Semplice, perché ho un uguale e quindi ho un primo membro e un secondo membro e l'incognita sta all'esponente. Come si risolvono questo tipo di esercizi? Dobbiamo fare in modo che sia al primo che al secondo membro ci sia sempre la stessa base. Qui noto che tutti i coefficienti che ho sono multipli di 3, quindi li riscrivo come potenze di 3. 3 alla x lo ricopio. Radice di 3, per la proprietà delle potenze, lo scrivo come 3 alla 1/2. Infatti, vi ricordo che tutte le volte che ho una radice posso trasformarla in una potenza, dove l'esponente è dato da x fratto y. Quindi da noi 3 è elevato alla 1, ecco perché ho messo 1, e y è 2 perché è sottinteso l'indice della radice è 2, ecco perché viene 3 alla 1/2. Mentre 9 è dato da 3 alla seconda. E invece di scrivere fratto, scrivo diviso, perché tanto è la stessa cosa. Ora 3 alla x lo ricopio e per la proprietà delle potenze, siccome ho un diviso e ho la stessa base, devo sottrarre gli esponenti. 1/2 meno 2 fa meno 3/2. Adesso che ho la stessa base a destra e a sinistra, l'equazione si ottiene andando a uguagliare gli esponenti. Quindi mi dimentico delle basi e ricopio solo gli esponenti. In questo caso non c'è altro da fare, quindi la soluzione viene proprio x uguale a meno 3/2. Andiamo a fare pratica con un altro esercizio. Anche qui sono in un'equazione esponenziale elementare. Anche qui, come prima, il mio obiettivo è fare in modo che sia al primo che al secondo membro ci sia la stessa base. Noto che 8 è 2 alla terza, perché 2 per 2 per 2 fa 8, quindi lo riscrivo come una potenza di 2. Al posto di 8 ho scritto 2 alla terza e ho usato le parentesi tonde perché poi devo ricopiare l'esponente che avevo di partenza. Qua uso la stessa regola che abbiamo visto per le radici e quindi questo lo posso scrivere come 2 alla x più 1 fratto l'indice di radice 2. Ora, per le proprietà delle potenze ho una potenza di potenza, quindi devo moltiplicare gli esponenti tra di loro. La base la ricopio, 3 per x, 3x, 3 per 2 terzi, 2, perché 3 e 3 si semplificano, e questo lo ricopio. A questo punto sono arrivata ad avere la stessa base al primo e al secondo membro, quindi devo uguagliare gli esponenti. Ottengo un'equazione di primo grado semplice, prima di tutto dobbiamo fare l'MCM, che è 2. Se non vi ricordate come si risolvono le equazioni di primo grado, tranquilli, potete andare a vedere la mia playlist equazioni di primo grado e poi ritornare a questo video. In pratica, facciamo l'MCM che è 2 e andiamo a fare i calcoli. 2 diviso nessun denominatore fa 2, quindi devo moltiplicare tutto questo per 2. 2 per 3, 6x, 2 per 2, 4. Al secondo membro 2 diviso 2, 1, quindi devo ricopiare il numeratore così com'è. Ora posso mandar via il denominatore e porto tutte le x al primo membro e tutti i coefficienti al secondo membro, ricordandomi di cambiare segno. 6x lo ricopio. X portato di qua diventa meno x. Meno 4 portato di qua diventa più 4 e più 1 lo ricopio. Ora andiamo a sommare, 6 meno 1 fa 5x, 4 più 1, 5. Devo dividere sempre ambo i membri per il coefficiente che c'è davanti all'incognita, quindi divido tutto per 5. 5, 5 si semplifica e anche qui, quindi viene x uguale 1. Ora che abbiamo fatto pratica, passiamo a un esercizio un pochino più difficile. Questa volta ho la base 3, però non ho come prima un unico termine al primo membro e un unico termine al secondo membro, perché qui c'è un più. Quindi innanzitutto vado a separare questi due esponenti. Quindi per la proprietà delle potenze scrivere 3 alla 2 meno x è come scrivere questo, perché quando ho un per posso sommare gli esponenti e quindi 2 meno x ritorna questo qua. Allo stesso modo spezzetto questo esponente e quindi diventa così.
3 alla terza per 3 alla meno x, che è la stessa identica cosa di questo. 12 lo ricopio. Ora, vi sembrerà che non è cambiato niente, ma fidatevi, andiamo avanti. 3 alla seconda è 9, quindi scrivo 9 e questo lo ricopio. 3 alla terza è 27 e quindi scrivo 27 e questo lo ricopio. A questo punto sono più contenta perché noto che questo e questo si possono sommare. Pensateci bene, se avessi avuto 9y più 27y, due monomi simili, sapete che si sommano e quindi diventa 36y. E qui è la stessa cosa perché ho 9 qualcosa più 27 qualcosa. E quindi se quel qualcosa lo pensate come y, tutto questo termine al primo membro lo possiamo scrivere come 36 per 3 alla meno x. Ora finalmente ho un unico termine al primo membro, un unico termine al secondo membro. Divido a destra e a sinistra per 36 come nelle equazioni di primo grado. In questo modo al primo membro se ne vanno. Questo e questo si semplifica, 12 diviso 12 1 e 36 diviso 12 3. Ricopiandolo viene 3 alla meno x uguale 1 terzo. Ora abbiamo detto che in questo tipo di equazioni il nostro obiettivo è fare in modo che sia a destra che a sinistra ci sia la stessa identica base. Qui è facile perché al primo membro lo ricopio e al secondo membro un terzo lo posso pensare come 3 alla meno 1. Perché? Perché per la proprietà delle potenze posso ribaltare la base purché cambio segno. Quindi a alla meno qualcosa diventa 1 fratto a alla qualcosa. Quindi basta cambiare il segno dell'esponente per poter ribaltare la base. Qui avevo un terzo e quindi l'ho ribaltata, 3. L'esponente era sottinteso 1 e quindi è diventato meno 1. A questo punto siamo arrivati alla fine perché ho la stessa identica base, quindi devo uguagliare gli esponenti. Ottengo così un'equazione di primo grado, la x ha segno meno, quindi devo cambiare segno a tutta l'equazione e diventa x uguale 1. È arrivato il momento di andare in palestra, ma la palestra della mente. Dopo aver visto me, ora tocca a te allenarti. Fai pratica con questi esercizi e se hai qualche dubbio, riguarda attentamente il video per non perderti tutti i passaggi. Del resto, imparare il metodo giusto è il segreto alla base del successo in matematica. Allora, com'è andata? Spero che questo video ti sia stato utile e che ti sia anche divertito un po' a fare gli esercizi, così come mi diverto io. Alcuni passano il tempo a giocare ore e ore, videogiochi, giochi all'aria aperta o quant'altro, io invece gioco con la matematica. Spero di trasmetterti anche un pochino della passione che ho io per questa materia. Io sono Monia Tomassini e come ormai sai, il mio motto è: se non sei ancora bravo in matematica è perché ancora nessuno te lo ha insegnato. Ci vediamo nella prossima playlist.